Il Sulmona Futsal la pareggia al Pala Rigopiano di Pescara contro l'Academy dell'ex Ivan Alves Junior ed esce dal difficile parquet con la delusione di non aver riportato a casa i tre punti dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la scomparsa del giovane Alessi Esposito, fratello del portiere dei biancorossi Ivan. Partenza sprint del Sulmona che gioca senza paura contro la squadra meglio organizzata del girone. Il primo gol del match è di Santoro, ben servito da Di Matteo che parte molto bene, attraversa tutto il campo ed apre per Santoro che realizza l'1-0. Subito dopo c'è il raddoppio, il portiere Sportoletti serve molto bene Di Matteo che controlla, non teme l'avversario e segna. I biancorossi subiscono poi la rete dell'ex Cicconetti a tu per tu con Sportoletti dopo un'iniziativa di Calderoni. L'Academy Pescara accorcia così le distanze, ma la squadra di Fonte riesce ad incrementare il vantaggio. Scambio tra Severo e Di Matteo che accelera e la sua incursione è vincente. È proprio un bel Sulmona che colpisce anche una traversa con Santoro e costruisce altre occasioni da rete. Sportoletti neutralizza Calderolli nel match in cui il palleggio dei ragazzi di Fonte, particolarmente ispirati, è molto vivace. Partita nervosissima e ricca di duelli, spiccano quelli tra Steinbander Junior e tra Sportoletti e Coco Smith. Bravo il portiere sulmonese su una punizione del numero 18. L'Academy gioca poi con il portiere di movimento, ma Di Matteo conquista palla e fa gol a porta vuota, tripletta di Yuri Di Matteo e 27esimo gol stagionale per lui. Prova a reagire l'Academy Pescara che prima colpisce un palo con Junior e poi segna con Coco Smith, ben servito sul secondo palo da Livieri. La partita è ad alto livello tecnico, è da Serie A, come la struttura che la ospita. I biancorossi chiudono il primo tempo in vantaggio per 4-2. Non calano ritmo e tensione nella ripresa, ma Rignetti spreca un'occasionissima e poi c'è il gol di Coco Smith, doppietta per lui, che duetta con Junior prima di infilare il pallone. Il Sulmona prova a creare anche l'impossibile per evitare questo gol, ma non ci riesce e così l'Academy Pescara riapre la partita. Ma il Sulmona è efficace nel trovare la via della rete con Ginnetti che calcia positivamente con il destro per il 5-3 della squadra di Fonte. I pescaresi però accorciano nuovamente con il secondo gol di giornata di Cicconetti e successivamente riescono a pareggiare al termine di un'azione viziata da un fallo di Coco Smith su Severo. Si prosegue e Junior ha sempre una marcia in più, ottimamente servito dalle retrovie, controlla e calcia a botta sicura realizzando il gol dell'ex per il 5-5. L'Academy ribalta il punteggio portandosi per la prima volta in vantaggio con una deviazione fortunosa di Baiocchi dopo un tiro di Calderoni. Per quello fatto vedere in campo la sconfitta sarebbe stata troppo pesante per il Sulmona che riottiene meritatamente il pari con Severo. Palla sotto l'incrocio, solito missile terra-aria del brasiliano. Nel finale, intervento falloso su Dominioni dentro l'area, apparso evidente, ma l'arbitro lascia proseguire e Fonte viene espulso per proteste. Poi alcuni interventi grandiosi di Sportoletti che cristallizzano il risultato di 6-6 in un match caratterizzato anche da un arbitraggio non all'altezza. Il Sulmona Futsal è matematicamente nei playoff. Primo obiettivo raggiunto è il risultato dedicato al talentuoso portiere Ivan Esposito. Appuntamento a sabato prossimo al Palasport Serafini per l'ultima sfida della stagione regolare contro la Tombesi Ortona. Benjamin Fonte, partita ad alti livelli quest'oggi, una grande prestazione da parte del Sulmona. Finisce con un pareggio, peccato perché il primo tempo era terminato con un meritato risultato di vantaggio. Poi ci sono stati anche degli episodi, ecco, ricordiamo un gol viziato da un fallo non segnalato dall'arbitro, è stato in occasione del gol del 5-5 del Pescara. Poi anche il sesto gol sfortunato, il gol subito dal Sulmona. Finisce con un pareggio, si può accettare questo risultato dopo la bella prestazione che abbiamo visto quest'oggi?
Ma il risultato è frutto di una bella prestazione da parte di entrambe le squadre. Affrontare per noi, come ho già detto, affrontare il Pescara è un motivo di orgoglio. Loro hanno giocato bene, noi abbiamo giocato a tratti meglio e di questo sono contento. Sono contento perché i miei ragazzi ci hanno messo carattere, ci hanno messo tanto e siamo stati, direi, un pochino anche poco precisi magari sotto porta. Potevamo esserlo un po' di più, però faccio un plauso ai miei, hanno giocato alla grandissima. Faccio un plauso a loro che hanno cercato comunque di vincere la partita mettendoci in difficoltà con il portiere di movimento. E niente, sono contento di come è andata, della prestazione e anche del risultato. Le motivazioni hanno fatto molto quest'oggi? Sì, ma giocare contro il Pescara, le motivazioni è la gara stessa che te le porta. Però la mia squadra ha sempre giocato con forti motivazioni. È una squadra di uomini veri, l'ho detto. Adesso siamo umili, andiamo avanti, ci giochiamo questi playoff, questa partita che viene con l'Ortona e ci giochiamo cercando di portarla a casa perché ci servono i punti per vincerla e poi ci prepareremo al meglio per la fase dei playoff. Palucci, grande prestazione quest'oggi dell'Academy Pescara, nonostante la promozione in A2 già in tasca avete dato ugualmente in campo il massimo, tant'è che sono arrivati anche i complimenti del tecnico del Sulmona Benjamin Fonte. Partita vera, 6-6, soddisfatto di questo risultato e della prestazione? Sono soddisfatto naturalmente a metà del risultato perché il primo tempo abbiamo lasciato tutte le armi che aveva il Sulmona, gliele abbiamo fatte a ve le spiegate, secondo tempo bene. Mi preme dire che dovevamo dare, secondo me, noi allenatori dobbiamo dare prima di tutto un esempio ai nostri ragazzi. Abbiamo per fortuna due squadre fortissime, la mia e quella del Sulmona. E quindi bisogna inculcare a questi ragazzi la mentalità di dare sempre il massimo. Okay? Quindi è inutile dire che era un derby e che magari al Sulmona poteva servire più che a noi. E non è vero secondo me perché noi ci stiamo giocando il primo posto e ci teniamo molto a farlo, ma soprattutto è il segnale che dobbiamo dare ai nostri ragazzi, soprattutto ai più giovani, che le partite vanno giocate fino alla fine, le partite vanno giocate per vincerle tutte quante e quindi sono contento dell'atteggiamento dei miei ragazzi contro una squadra fortissima perché il Sulmona certe volte mi fa specie vederle a tanti punti da noi, una squadra che sia all'andata che al ritorno meritava come abbiamo meritato noi. Proiettiamoci adesso al futuro che si chiama Serie A2. Cosa possiamo dire adesso? È prematuro ancora? Sicuramente. È logico che la volontà mia, spero che sia quella della società, è quella di continuare questo percorso intrapreso con tanti ragazzi locali. Molti venivano dalla Serie C l'anno scorso, qualcuno non giocava da 2 anni. E naturalmente sempre affiancati ai senior di valore che danno una mano a farli crescere.